come può l'architettura contribuire alla sostenibilità ambientale e anche in un certo senso, e quindi diciamo sul lungo periodo, anche al benessere delle persone. Benessere dell'ambiente, benessere delle persone, benessere del vivere in spazi urbanizzati e quindi sempre il rapporto tra come l'architettura può in un certo senso contribuire alla qualità della vita, visto che diciamo è sempre più importante capire come la qualità della vita degli esseri umani in un certo senso possa anche conciliarsi con la vita della natura, con la vita del pianeta, che in questo momento sta diventando in un certo senso il punto cruciale. Questo webinar invece è focalizzato sul tema proprio del benessere della persona. Infatti abbiamo invitato Sara, che è un coach, che si occupa prevalentemente di questi aspetti legati alla persona, della formazione della persona, in un certo senso dello star bene, ma anche dello star bene fisicamente, dello star bene psicologicamente e del migliorare se stessi. Secondo noi, che siamo invece prevalentemente architetti, è anche importante capire come il benessere della persona, e questo lo vorremmo capire anche con Sara, come e se il benessere della persona dipende anche dello spazio in cui si vive, quindi la nostra casa, dove è collocata la nostra casa, se in città, se fuori città, se con la vista sulle montagne o sul mare, eccetera, ma anche com'è il nostro spazio, indipendentemente che sia piccolo o grande. Noi crediamo che lo spazio dove si vive sia fondamentale proprio perché ci sia, diciamo, questo benessere diffuso che va da riuscire a organizzare il proprio lavoro, da riuscire a organizzare il proprio pensiero, da riuscire a organizzare la propria giornata. Quindi lascerei la parola a Vilma che ci mostrerà alcuni esempi di architetture dove Casa Oasi pensa di essere andato incontro a questa tematica del benessere. E poi a Sara che invece approfondirà dei discorsi più in generale riguardo a come si raggiunge, come le modalità per poter raggiungere un benessere generalizzato sulla persona in equilibrio anche con l'ambiente che ci circonda. Grazie Vilma, a te. Grazie Giuseppe. Adesso vi mostro alcuni nostri progetti. Un attimo che, ecco, non capivo perché non partiva. Questo è un progetto Glass House, dove nel rapporto tra l'appartamento e gli spazi esterni in questo progetto abbiamo ricavato gli spazi esterni sulla copertura dell'edificio. Appartamento molto grande al piano sotto la copertura e noi abbiamo ricavato una grande serra in modo da poter collegare l'appartamento sotto lo spazio che collega sopra attraverso una continuità di luce e abbiamo aperto il nuovo appartamento verso il giardino pensile. E qui vediamo, non riusciamo a vedere, ecco, vediamo il rapporto tra sotto e sopra, come questa serra serve per portare giù la luce e contemporaneamente aprire l'appartamento su uno spazio verde del terrazzo. Non riesco ad andare indietro perché volevo, ma vado avanti. Ed ecco, questo invece è lo spazio dove per progettare obiettivo era uno grande spazio adatto per lavoro, ma insieme anche un'abitazione con alcuni accorgimenti, come ad esempio, non so, anche le piante, e poi ci sono grande spazio per la necessità, il bisogno diventa tutto open space, come appunto un loft, ma anche
per abitazione diventano piccoli spazi, come possiamo vedere meglio qui, che ci sono dei schermi che possiamo schermare, oppure le pareti vetrate che creano appunto spazi piccoli più adatti per l'abitazione. Questo è il progetto Milano Zero, un piccolo insediamento residenziale in una città giardino alle porte di Milano, e qui abbiamo creato un'architettura che crea un dialogo con gli spazi aperti del giardino, il cui noi intendiamo il benessere come la lunga durata dell'umanità, un benessere ambientale, una casa Energy Plus, una casa che riduce i consumi energetici e inquinamento, ovviamente. È un'edilizia sostenibile, e costruire con i materiali sostenibili. Di nuovo non riesco ad andare avanti. Ecco, questa è la facciata. E la facciata sempre con i materiali naturali, e per una palazzina di appartamenti, piccoli appartamenti, che sono appartamenti molto piccoli, ma insieme c'è molto dettaglio, come vediamo in questo render, che c'è molto, molto dettaglio, la cura per il dettaglio, per avere il benessere nel piccolo spazio, e insieme c'è una grande terrazza fuori per poter vivere il giardino fuori, nonostante è un piccolo appartamento. Poi questo appartamento piccolo, cioè la stanza, la camera, e poi vediamo perché, ecco. E qui è il soggiorno. Questo è un ecovilla, sempre con il concetto, il rapporto giardino e il rapporto interno, che si collegano, gli interni e il giardino si collegano, vivere diciamo nel verde. E qui possiamo vedere meglio all'interno. Qui in questa villa c'è anche, è molto interessante il concetto della piscina, perché questa casa è sempre Energy Plus, che vuol dire che la casa che produce energia è più di quella che ha bisogno per la casa stessa, e dentro c'è una piscina riscaldata sempre con questa energia prodotta dalla casa, che ci sono i pannelli solari, se vediamo bene qui all'inizio, e la piscina fa parte praticamente all'interno della casa, perché anche dal soggiorno, questo vediamo il piano sotto, ma il piano terra viene collegato con la vetrata del soggiorno, e la piscina praticamente entra dentro. E poi c'è tutto piano terra, tutto lo spazio dello spa, diciamo il benessere proprio del vivere lo spa dentro la casa. Questi sono dei piccoli padiglioni, dependance, diciamo che sono mobili, sono sulle ruote, ma le ruote vengono nascoste, e questi si può trasportare e mettere anche nel giardino proprio, per avere la possibilità di godere il giardino direttamente. Questi dependance, le case sono piccole, sono circa 30 metri quadri, e portano in contatto diretto con la natura, ci portano. E qui vediamo come sono state costruite, i materiali sempre naturali, e poi sono grandi vetrate, e i dettagli importantissimi, perché
la casa molto piccola, i dettagli aiutano a creare il senso del benessere. E questo anche è uno piccolo spa. E praticamente la qualità che abbiamo visto in una grande villa viene trasportata qua in una piccola dépendance nella stessa qualità, nonostante abbiamo molto più spazio, molto meno spazio, scusate. E qui c'è sempre l'interno che intravediamo come sono importanti i dettagli, appunto che c'è il soffitto studiato tutto con decorazione, diciamo, di legno che sostiene comunque, che non è una decorazione inutile, ma sostiene i pannelli solari e hanno inclinamento giusto per i pannelli solari per poter avere più luce solare. E questo è un altro progetto a Bergamo, dove c'è il rapporto con la natura sempre molto importante, un piccolo complesso residenziale di ville costruito a Bergamo, sempre il tema del rapporto tra gli spazi esterni e interni, il benessere rappresentato da questa relazione tra la qualità degli spazi interni e esterni. Qui abbiamo il progetto anche. Qui abbiamo progettato non solo la villa interni, ma anche gli spazi esterni, il giardino, che per noi sono sempre molto importanti, diciamo, nel rapporto. Questo progetto è invece per un palazzo di uffici. E la FLA, scusate, qualcuno sta entrando e io non avevo visto. Ok, la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, un edificio dove ecosostenibilità un tema sempre molto importante, Energy Plus, dove la luce raccolta, diciamo, di giorno viene trasmessa, usata di notte per illuminare l'edificio e per creare il senso anche di benessere. Le vetrate creano il senso di benessere di giorno. Quando c'è poca luce, diciamo, la luce viene catturata dentro attraverso un camino che qui vediamo piano terra, e se guardiamo in su vediamo tutti i piani, tutti i colori si intravedono, dove entra la luce nel palazzo. E quando c'è troppa luce, nei mesi estivi, viene schermata questa luce, ovviamente per il benessere interno. E dopo c'è la questione dell'aria, la qualità dell'aria, ventilazione, che appunto questo camino d'aria aiuta con la sua forma, il funzionamento. Questo è uno spazio degli uffici, dove i colori sono naturali per aiutare il benessere interno. E poi c'è anche la parete verde, e i vetri che schermano la luce calda, un po' su colore verde, appunto sempre per creare questo senso di naturale e benessere. E questa è la casa palafitta. In questo esempio vediamo non solo il rapporto interno-esterno, come prima, ma anche dell'architettura con i fatti geografici, come in questo caso abbiamo il rapporto con la montagna, cioè l'architettura si rapporta con la montagna. E in questo progetto c'era la necessità di conquistare la vista lago e c'era una casa esistente, la vediamo, la parte quella di pietra,
dove era la parte esistente, e la necessità di avere la vista lago ha dettato questa soluzione per il progetto di creare una palafitta. Qua vediamo molto bene questo rapporto architettura e la montagna. Un altro esempio, sempre sul rapporto dell'architettura e con la geografia, è questa villa sul lago, dove appunto l'architettura, la villa, si rapporta con il lago. E abbiamo ampliato la casa dando la precedenza alla vista sul lago e gli spazi, i terrazzamenti creati per godere il lago, diciamo. È una villa che è stata creata per tre persone che vivono tutti insieme, ma per il loro benessere c'è stato anche creato, per la distribuzione degli spazi, la possibilità di avere privacy, gli spazi che garantiscono appunto la privacy, e gli spazi esterni fruibili per i giardini pensili e terrazzamenti di legno creati per avere il massimo rapporto qualitativo del benessere con il lago. E questo anche all'interno. Grazie. Grazie a te, Vilma. Ma dunque, allora, diciamo, abbiamo capito che le tematiche per il benessere generale possono essere il rapporto con i valori ambientali, la luce, la natura, oppure nell'interno riuscire a costruire quel giusto equilibrio tra l'estetica e il comfort per predisporre, in un certo senso, la persona perché possa sentirsi bene, ma anche perché possa ricrearsi. E in questo caso qua sentiamo cosa ci dice Sara, cosa bisogna fare per star bene con noi stessi, con se stessi. Ciao, grazie mille dell'invito innanzitutto, e grazie anche Vilma per aver mostrato degli interessantissimi esempi di architettura con l'ambiente, insomma, di mix and blend, sempre davvero molto interessante. Io porto qui oggi delle tattiche o delle strategie anche molto semplici che si possono applicare sempre in un ambiente in cui si presume molti di noi appunto stiano lavorando da casa e che hanno a che fare con il benessere, quindi lo stile di vita di tutti i giorni, per cui quelle piccole scelte quotidiane che ci possono aiutare a stare bene. Come diceva Giuseppe, io sono life coach, quindi mi occupo di life coaching soprattutto per un pubblico femminile, ma non solo. Tra l'altro ho appena pubblicato un libro che è Soddisfatta e Organizzata, e è proprio riferito appunto a tutto il mondo del, come diceva Giuseppe, dell'organizzazione, del sentirsi bene e del benessere. Gli argomenti che vorrei portare oggi all'attenzione di tutti i nostri ascoltatori, e poi appunto eventualmente rispondere anche alle domande, riguardano più che altro l'attenzione che poniamo quotidianamente alla nostra gestione dell'aspetto emotivo e quindi delle emozioni che ci attraversano durante la giornata, e anche come queste emozioni ovviamente influiscono sulla produttività e sul lavoro, e come questo ambiente emotivo in cui siamo immersi è molto diverso adesso che lavoriamo da casa o lavoriamo da luoghi appunto non usuali, e lavoriamo magari anche in contesti, ovvero con persone intorno a noi, familiari o coinquilini, a cui non eravamo abituati prima. E quindi come questo aspetto, che spesse volte viene un po' sottovalutato, in realtà ha un grande impatto proprio su come noi riusciamo, la nostra soddisfazione che riusciamo a avere e anche la produttività che riusciamo ad avere durante appunto la giornata lavorativa. E un altro grande tema che vorrei trattare oggi è invece, come ha sollecitato Giuseppe in introduzione, come l'ambiente può aiutare la persona a sentirsi meglio, quindi il benessere della persona, in particolar modo in riferimento poi a delle discipline energetiche
che sto appunto studiando, dove vedremo ci sono identificati 6 ambienti chiave. A seconda quindi del tipo di ambiente più adatto a una persona, è opportuno allestire, diciamo, lo spazio in un modo piuttosto che in un altro, sempre appunto per facilitare questa fluidità, questa creatività e il nostro benessere in generale. Io vado avanti a parlare o desiderate appunto farmi delle domande come volevamo organizzarci? Ma sì, direi che le domande, se qualcuno degli ospiti vuol fare una domanda, magari la può fare in chat, Vilma la può vedere, che è un po' la regista di questo webinar, per cui ci può in un certo senso anticipare queste domande. Io direi che poi a parlare ancora, vediamo un po', ancora un 5-7 minuti, eventualmente se c'è qualche domanda, rispondere domande, oppure magari commentiamo noi un po'. Ok, perfetto. Grazie. Allora, iniziando con la gestione delle emozioni, è molto importante ricordarci che ovviamente è un tema amplissimo, quindi lungi da me volerlo affrontare, approfondire tutto quanto, perché sarebbe impossibile. Però il punto, insomma, magari un paio di consigli giusto facile applicazione sono: prima di tutto portare la consapevolezza alle emozioni che noi stiamo provando durante il giorno, e questo perché ci aiuta a comunicarle meglio alle persone che sono intorno a noi. Comunicare e gestire le proprie emozioni e quelle delle persone che sono appunto nell'ambiente di casa, ad esempio, fa sì che ci sia un ambiente di lavoro in generale più disteso piuttosto che meno disteso e quindi più teso. Per cui anche magari la cosa non detta, la cosa non risolta, siccome tendenzialmente ci troviamo in questo momento a rapportarci con persone molto vicine a noi dal punto di vista sulla scala dell'intimità, diciamo così, però non è detto che queste relazioni funzionino sempre bene. E ce ne siamo accorti probabilmente in questo periodo, e quindi cercare magari di fare uno sforzo in più per migliorare anche solo la comunicazione all'interno appunto della giornata, e quindi anche dire: guarda, mi sono sentita, non so, non considerata perché stavo facendo una call e tu hai acceso la radio, adesso faccio un esempio, e cercare di dire queste cose in maniera ovviamente consona aiuta a creare proprio un ambiente più disteso in cui riusciamo a lavorare meglio. Può aiutare moltissimo, ad esempio, a fine giornata avere una sorta di check insieme, un tipo il check-in, come una per esempio i familiari che abitano in famiglia, o appunto le coppie o anche con i figli, magari anche quelli un pochino più grandi. E un modo per fare questa cosa, che è molto semplice, si può attuare da subito, è appunto di trovarsi tutti quanti solitamente all'ora della cena o prima o dopo cena, e prendere un oggetto in mano, un oggetto che può essere una pietra, una palla, un gioco, quello che c'è, insomma un oggetto da tenere in mano, e fare sì che ognuna delle persone nel cerchio, quindi ognuna delle persone che sta facendo la condivisione, facendo il posto della famiglia, dal papà al figlio più piccolo, abbiano la parola per poter dire come è andata la loro giornata, e se hanno, dal punto di vista emotivo, se hanno avuto delle interruzioni, delle occasioni in cui si sono magari arrabbiati o delle cose che vorrebbero migliorare per la giornata successiva. Avere un oggetto in mano può aiutare moltissimo per lasciare lo spazio di ascolto alle altre persone, per cui parla solo chi ha in mano la palla, e quando finisce la passa alla persona successiva, e in questa semplicissima condivisione, che se fatta tutti i giorni non richiede più di 15-20 minuti, si riesce step by step, diciamo passo dopo passo, ad avere un ambiente sempre più disteso, magari a venirsi incontro su quelle cose che solitamente si prendono sotto gamba e che invece sono molto importanti. E io appunto lo sottolineo qui perché sono un po' delle cose di cui non ci piace parlare, diciamo, sì, ma cosa vuoi che si risolve da solo? Però poi sono magari quelle piccole inezie che ci danno davvero invece un'altra carica durante il giorno, un'altra distensione, e ci liberano la mente per poter appunto dedicarci con più proficuità al lavoro. Per quanto invece riguarda l'altro tema, ovvero creare appunto un ambiente che possa conciliare non solo il lavoro, ma proprio il benessere della persona,
Anche qui dobbiamo fare riferimento, oltre che a una serie di teorie comprovate per quanto riguarda i colori, i materiali, insomma l'illuminazione, eccetera, di cui voi sapete meglio di me, l'approccio che porto io invece è quello, dicevo prima, energetico, e quindi fare una breve analisi energetica della persona che vive e lavora in quell'ambiente e proprio capire qual è il suo tipo di ambiente congeniale. Dicevo, ce ne sono sei codificati, i quali tre fanno parte dell'ambiente interno, diciamo, della casa, e invece altri tre si riferiscono di più alla posizione geografica, quindi se deve essere in città, se deve essere fuori città, eccetera. Questi ambienti sono i primi tre, ci sono delle persone che lavorano, che vivono e lavorano e sono, diciamo, stanno meglio in un ambiente così che è definito grotta, da ovviamente l'evoluzione umana. Dobbiamo pensare che queste sono delle divisioni energetiche molto grandi di tutta l'umanità e si riferiscono un po' all'evoluzione anche dell'essere umano. Quindi ci sono quelle persone che stanno bene in una grotta, quindi un ambiente privato, un ambiente isolato, l'ambiente deve essere controllato, devono avere sotto controllo chi entra e chi esce, stanno molto bene da sole e la privacy è molto importante, quindi anche se fosse un bambino magari che entra, però crea una interruzione molto forte magari nella concentrazione di una persona che ha bisogno di quel tipo di ambiente. E ovviamente una serie di accorgimenti architettonici o di interior design possono aiutare moltissimo, come ad esempio mettere, non so, delle tende sulle pareti, delle tende sulle finestre, o appunto giocare di nuovo sull'illuminazione o sulla disposizione dell'ambiente, in modo proprio che si ricrei questa sorta di grotta in cui la persona può creare ed essere al massimo del suo potenziale, esprimersi al massimo. Altri ambienti sono invece la cucina, quindi un ambiente dove invece c'è un clima di condivisione. Un altro ambiente invece è così definito il mercato, ovviamente sono dei nomi simbolici, ma pensiamo alle persone che stanno bene magari vivendo proprio quasi in piazza, cioè sugli appartamenti sopra le piazze, o comunque che magari stanno bene vivendo e anche frequentando uffici molto movimentati, con molto passaggio, il classico co-working con tanto passaggio, eccetera. Appunto è più congeniale a questo tipo di persone. Gli altri tre ambienti invece si riferiscono a degli ambienti geografici, e quindi ci sono persone che saranno meglio se vivono vicino al mare, persone che stanno meglio se vivono in montagna, e altre che stanno meglio invece se vivono nella valle, insomma in valle si può dire, sì, a valle. Questo è un po' per entrare poi nella dinamica dal mio punto di vista, quando io magari faccio delle consulenze individuali. Siccome esploro molto il discorso del potenziale umano, una dei principi fondamentali da cui parto è che ovviamente non siamo tutti uguali, anche se abbiamo tutti gli stessi diritti, però siamo degli individui molto diversi l'uno dall'altro, con il nostro DNA. Ognuno di noi ha un DNA, oltre che genetico, anche energetico, e quindi quando si fa un lavoro anche di sviluppo personale, di potenziamento della carriera, potenziamento di quello che si vuole, io parto sempre appunto da un'analisi energetica individuale, in modo da poter capire: a te va bene così, a te andrebbe meglio questo. E queste sono indicazioni molto utili che appunto magari poi collaborando con chi fa questo di lavoro, quindi chi si occupa poi di ambienti come gli studi di architettura, può svilupparlo proprio in modo che sia più congeniale per la persona. Interessante, Sara. Cioè, in un certo senso sì, ci stai suggerendo che diciamo ogni casa, ogni appartamento, ogni interior, diciamo, è come se fosse concepito come un set teatrale, cioè nel senso dove ogni persona in un certo senso gioca il suo ruolo privato e sociale, ma anche in un certo senso ne viene influenzato. Quindi, sì, assolutamente. Quindi, aver capito di inteso questo, mi sembra molto interessante proprio nel rapporto tra il lavoro che fai tu e il nostro. Sì, assolutamente. Infatti questa è una cosa, ovviamente poi si può andare più in dettagli, perché ognuno di questi ambienti ha due variabili, e quindi insomma si scende poi mano a mano nei dettagli, però quello che dici tu è proprio la cosa da tenere presente, è questa doppia influenza, quindi sia in entrata sia in uscita, quindi sia io
cioè l'ambiente proprio mi influenza in maniera positiva, anche non solo negativa, anzi, e mi permette appunto di lavorare meglio, perché stiamo parlando di questo, ma semplicemente di stare meglio, quindi anche il discorso emozionale che dicevo prima, proprio facilitare le mie emozioni, perché mi sentirò banalmente più a mio agio. Ovviamente questo discorso è difficile da applicare quando si progettano uffici per tutti o aziende, insomma luoghi diciamo pubblici utilizzati da più persone, però soprattutto in questo momento dove invece abbiamo chi ha la fortuna di avere anche solo un piccolo spazio in casa, anche dei lievi adattamenti possono davvero aiutare. Sì, credo anch'io, anche se sempre di più negli uffici si cerca di applicare questo metodo. Il caso emblematico sono gli uffici di Facebook fatti da Frangieri, che sono concepiti come tante sequenze teatrali, quindi diciamo ogni ambito in un certo senso dovrebbe sollecitare diversi tipi di creatività. Poi, quanto questo sia realmente efficace, però perlomeno la tensione è questa. Adesso vorrei sapere se c'è qualche nostro ospite che vuole fare magari sia delle domande a Vilma o a Sara, perché avremmo ancora 5-7 minuti per il nostro seminario. Quindi se volete intervenire, ci sono questi ultimi minuti per voi. Altrimenti andiamo avanti a fare la conversazione fino al Altrimenti esaurimento del dobbiamo tempo. parlare dell'aspetto dell'alimentazione e non finiamo più. No, infatti, potremmo andare avanti per un'altra ora, però chiaro, come dire, soprattutto nel tuo mestiere si potrebbe andare avanti in tante ore di tante sedute, quindi Ma quello secondo me con l'alimentazione dobbiamo fare una puntata in futuro assolutamente. Ah sì, anche con l'alimentazione, in effetti, architettura e alimentazione. Eh sì, perché quello è molto interessante, visto che ho parlato anche di questo, che in Lituania hanno deciso di non fare più le cucine come in casa, allora c'è anche questo Ah, come sì, certo. benessere particolare, perché le donne si sentono emancipate e allora hanno deciso che non serve più la cucina in casa, solo che in questo momento, quando c'è il Covid, non lo so come fanno, perché non c'è. Solo ristorante, non so cosa ne pensi tu, Sara, ma io credo che solo ristorante non sia molto salutare. No, e poi insomma una casa senza cucina, cioè si toglie il cuore della casa, giusto? Credo anch'io. Non sono un grande cuoco, ma come dire, da architetto posso dire che Focolaio della casa. ha un suo valore il Il rapporto con la. focolare, sì. Sì. Almeno teoricamente, senso così è nato di nuovo dal punto di vista evoluzionistico, no? Cioè è nato intorno al fuoco, cioè c'era la grotta, c'era il fuoco per cucinare, quindi insomma. Frank Wright concepiva sempre le case attorno al camino e attorno alla cucina. C'è questa idea anche, che poi è stata acquisita anche nel concetto dell'host, di un'indistinzione funzionale per cui la cucina diventa quasi un accampamento all'interno di uno spazio molto più ampio. Per cui c'è sì la disintegrazione del locale cucina, ma non il rituale legato a quello che poi alla fine siamo esseri umani, per cui mangiamo 3 volte al giorno, anche se l'Organizzazione Mondiale della Sanità direbbe di mangiare meno, ma 5 volte al giorno. Quindi, insomma, la nostra vita è proprio incentrata anche sul rituale dello stesso, come dire. I rituali sociali sono incentrati sul cibo, che sta prendendo sempre troppo piede e secondo me si sta un po' esagerando sull'idea di associare la cucina ad un'arte alta come può essere la pittura, l'architettura, la cinematografia e via di seguito. Io penso sempre che sia un'arte minore, però di questo non certo meno importante da iscrivere all'interno dei nostri rituali. Però sì, un rapporto, riflettere Perché meglio su questi tocca a aspetti. tutti, quindi dice la cucina, cioè è siccome è qualcosa che tocca a tutti, non è diciamo una scelta, come dire faccio un quadro, ma è una cosa che tocca a No, tutti. sì. E diciamo è proprio, ahimè, antropologico, è un fatto antropologico, quindi c'è poco da fare. L'uomo si distingue anche dall'animale perché modifica quel tanto, quel poco, quella materia prima che trova a disposizione in natura.
Tra l'altro senza pensare che, diciamo, Vissani possa essere considerato come Picasso, io credo che tra i due una bella differenza ci sia. Non vorrei adesso entrare nella distinzione classica delle arti, però credo che ci sia. Però, insomma, è chiaro che... Scusate, dobbiamo salutarci, abbiamo meno di un minuto. Ok, niente, quindi direi che vi ringrazio, ringrazio chi ha partecipato, ringrazio Vilma e Sara che ci hanno esposto queste tematiche sull'architettura e sul benessere e vediamo di organizzarne altri e che sono occasioni più che altro per approfondire per alcune tematiche e soprattutto per ibridare alcune discipline che sembrano in realtà così distanti, ma poi di fatto possono trovare delle relazioni molto strette proprio anche nella pratica.